America. Ma c'è un sacco di materiale da prendere. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vittoria inaspettata, perché comunque sono mi reputo ancora un neofita, perché vengo da una stagione nel mondo realistico, tra l'altro tra le moderne, quindi è da una decina di giorni che ho provato. Il team Guagliardo mi ha messo a disposizione una Porsche 911 e ho preso subito confidenza con la macchina. A dire la verità non ci credevo neanche io, perché c'erano previsioni meteo avverse, tutta una serie di situazioni che si presentavano un pochettino complicate, tanto da organizzatore quanto da concorrente, però è andato tutto per il verso giusto. Purtroppo, diciamo, il numero dei concorrenti è stato esiguo, perché il tempo ha spaventato tutti. Comunque Cefalù sa sempre offrire il meglio di sé in questi frangenti. Consentite, dovrei ringraziare un po' tutti quelli che ci hanno collaborato, a cominciare dalle forze dell'ordine, un po' tutti, perché senza il loro aiuto, perché noi ti facciamo tutto cercando di farlo funzionare al meglio, però l'inghippo c'è sempre, quindi tu devi cercare di coprire per tutto. Ci sono stati tutti vicini e devo ringraziarli tutti. È stata una stagione bellissima, molto dura, alla fine ce l'abbiamo fatta qui in Sicilia, bellissima gara, e visto che è anche un momento di bilanci, vorrei ringraziare Galetti Silvano e Varini Alberto, che mi hanno sempre assistito, e una dedica a Lele, ad Ala e alla mia famiglia, soprattutto Mario e Giovanni, che mi hanno consentito di poter essere qui e vincerlo, ed è una vittoria di tutti noi. Devo dire, questo campionato è stato, se vogliamo, combattuto, poi si sono cambiati un po' le varie gare col punteggio pieno, le gare con doppia manche, per cui il programma è stato un po' complicato, però è stato divertentissimo correre con un avversario come Gallusi, che ci siamo sempre aiutati come due amici, poi giù la visiera, pronti via, e si combatteva, però è stato uno dei campionati in cui mi sono divertito di più, e poi onore al vincitore, insomma.
insieme alla Sila la considero il non plus ultra delle salite e delle gare in salita, molto tecnica, bellissima da fare. Peccato per il fondo un pochettino scivoloso, ma se no molto bello. Lascia lo spazio.